Siamo alla cronaca smantellata dalla Digos di Milano, un'organizzazione neonazista. Alcuni giovani pianificavano aggressioni a stranieri e musulmani. Elena Scarrone. Tra i nomi di battaglia, quello del terrorista neonazista Anders Breivik, che nel 2011 a Utøya in Norvegia uccise 77 persone. I quattro giovani, tutti milanesi fra i 20 e i 21 anni, di famiglie benestanti, due iscritti a scienze politiche a Trieste, sono stati fermati poco prima di un pestaggio pianificato nei confronti di un uomo di colore e musulmano che frequentava centri sociali. Sequestrati sfollagente, pugnali, passamontagna e immagini di Hitler e Mussolini. I quattro sono stati sottoposti a obblighi di dimora e di firma. Secondo le indagini della Digos di Milano, coordinate dall'antiterrorismo, avevano creato un'organizzazione clandestina, avanguardia rivoluzionaria, che si ispirava ai gruppi suprematisti americani. Obiettivo: creare il caos assoluto per favorire l'instaurazione di un nuovo ordine mondiale, una dittatura nazifascista. Discorsi di un fanatismo esasperato, ma non sono, diciamo, dei mini sapiens, sono persone pericolose. Proprio perché hanno una struttura culturale solida. Facevano proselitismo e avevano stretto rapporti con altri gruppi di estrema destra, per esempio in Svizzera. Abbiamo riscontrato l'esistenza di uno statuto in cui loro stessi si definivano eversori dell'ordine democratico. Un'organizzazione gerarchica con regole rigide e fedeltà assoluta. Nei pestaggi non si doveva insultare la vittima per il colore della pelle per mantenere l'anonimato. È il primo gruppo di suprematisti scoperti sul territorio milanese.